Sono in quattro a concedere il bis di vittoria nella seconda giornata del campionato di Serie C, gol di pallacanestro. Arriva in casa stavolta il successo per Lupa Lecce, Action Now Monopoli, Dieste e Francavilla. Ed è proprio di quest'ultima la formazione più combattuta, 70-69 contro Liberta Saltamura, che pure prova a fuggire nel primo quarto. La squadra di Vozza la riprende all'intervallo, va sotto di 6 a 5 minuti dal termine, ma dopo il botta e risposta a colpi di triple. Fra Argentiero e De Bartolo e di Mazzarese il tiro libero decisivo. Emozioni a Iosa anche al Palaventura di Lecce dove i locali inseguono Ceglie per buona parte dell'incontro ma mettono la freccia solo nell'ultimo segmento. E Malaventura con 17 punti l'uomo in più per la squadra di Di Salvatore, vittoriosa per 81-76, nonostante i 19 punti di Zvetanovici sull'altro fronte. Punteggio più basso 66-54, ma andamento simile a Monopoli dove action now regola Mola New Basket 2012. negli ultimi Ultimi dieci minuti basse, le percentuali da tre per entrambe ed è sui tiri da due che i locali fanno realmente la differenza, soprattutto con Bosniak e Calisi, 19 punti a testa. La squadra di Ambrico è attesa ora dal secondo incontro casalingo consecutivo. Proprio contro Vieste che completa il poker di testa dopo il 77 a 67 su Monteroni. La squadra di De Santis va subito avanti e di molto con Samia 20 punti alla fine e Markovici 18, subendo l'avvicinamento di Salentini. Solo nelle battute conclusive fra gli ospiti si fa sentire Ade con 23 punti. Resiste anche Cusionico in casa di Ruvo I Tarantini espugnano il palacolombo per 80-79 reggendo al prepotente ritorno. Dei padroni di casa nel finale con 29 punti e Simaitis, il miglior marcatore della partita e della giornata. La sconfitta costa la panchina a coach Valerio Corvino, scelto da Ruvo al suo posto, Dimitri Patella. Dura invece fino a metà gara l'incrocio fra Cestistica Ostuni e Castellaneta. Dopo un primo periodo equilibrato, la squadra di Romano scatta nel secondo e dilaga dopo l'intervallo. 60 punti fra Latella, Fiusco e Caloia per il 92 a 64 finale che vale i primi due punti giallo-blu.